Non serve avere 100 anni per raccontare tantissime storie nel rifugio, perché ogni giorno hai centinaia di storie da raccontare. A settembre le temperature subiscono degli sbalzi un po' più notevoli, insomma, però i colori, gli attimi che riesci a vivere sono molto più intensi. I sentieri portano sempre da qualche parte perché portano a casa, perché trovi sempre in un rifugio una casa aperta dove il rifugista, io, sono pronta ad accoglierti.